Ben ritrovati amici di Rete 8, anche oggi vi portiamo in viaggio verso l'Oriente e precisamente in Cina e vi salutiamo anche oggi da Avezzano, da Mamma Rossa, insieme al padrone di casa Franco Franciosi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Jennifer. Buongiorno soprattutto ai nostri ospiti, possiamo chiamarli così, a Jun certo. E Jin Hua. Buongiorno. Ospiti, amici. Amici. Oramai sono diventati amici anche di Chef in Cucina e credo anche dei nostri telespettatori perché ci stanno facendo fare veramente una bellissima esperienza. Un viaggio. Un viaggio, sì. Abbiamo scoperto tante cose insieme a loro e soprattutto abbiamo finalmente toccato proprio con mano che la cucina è veramente un luogo di incontri, un laboratorio dove veramente ci si siede, si parla e si condividono le proprie conoscenze con quelle degli altri e vengono fuori delle cose meravigliose. Si scambia, si impara. Si impara, è vero, si impara. Poi devo dire che tu, Franco, sei bravissimo in questo, perché metti la tua cucina a disposizione di tutti coloro che vogliono imparare, andare un pochino oltre, diciamo, la consuetudine. Per tutti noi di Mamma Rossa è un piacere, poi è un piacere soprattutto ospitare dei grandissimi professionisti, come la famiglia Ghe. Che bello questa cosa, Franco, meravigliosa, veramente ci hai fatto un grande regalo dandoci la possibilità di così, di andare un po' fuori dai confini regionali, nazionali ed arrivare addirittura dall'altra parte del mondo. Che bello. Bello, bello viaggiare e poi vorrei salutare, visto che non l'abbiamo mai salutato, la vostra mamma che sta a Roma. Sì, sì, la salutiamo. Mamma, immagino certo. In cucina anche la mamma. In sala? No, in sala, mamma. Ah, in sala, che bello. Non abbiamo detto che Giulio è un grandissimo esperto di vini anche. Quindi... Addirittura. Sì, no. Io ho una passione, diciamo... molto approfondita. Quindi conosci i vini italiani, i vini abruzzesi? Cioè, vorrei un giorno specializzarmi nei vini abruzzesi. Che bello! Toccando i terreni, andando nei vigneti. Ancora non ho avuto la possibilità di fare tutti i vigneti, però un po' di aziende. Sì. Tanti... Che bello. Abbiamo già conosciuti. Che bello, io guarda, Jun ha solo 31 anni e sfido chiunque a 31 anni ad avere una conoscenza così approfondita della nostra terra. Complimenti, complimenti, veramente. E a proposito di vino, sono arrivati vini nuovi, vado a assaggiare i vini e vi lascio in cucina. Okay. Perfetto. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, poi alla fine di questo piatto ci consiglierai con quale vino abruzzese abbinarlo, ok? Oggi il piatto di oggi è un piatto del sud della Cina, sì. Nello specifico della cucina di Huaiyang. È un piatto classico della cucina, è un piatto di pesce. Generalmente utilizziamo in Cina, in zona utilizziamo principalmente pesce di fiume, sì. Però oggi utilizziamo un pesce spigola, classica, e possiamo trovare ovunque. Abbiamo tagliato, spinato e pannato con fecola di patate. Okay. Adesso ed è andiamo qui. Sì, sì. Okay. E andiamo a friggere. Allora, primo passaggio qual è? Primo passaggio è ovviamente portare l'olio a altissima temperatura, sì. E prendere il pesce. L'abbiamo tagliuzzato, che l'abbiamo sì, fatto? Sì, abbiamo fatto un taglio, abbiamo rovesciato il pesce. Sì. Rovesciato nel senso che utilizziamo la pellicina del pesce, sì. come spina dorsale per fare la struttura di questa frittura. Il taglio deve essere al punto giusto, quasi a un millimetro dalla pellicina, in modo tale che possiamo fare bene la frittura a temperatura giusta e anche in tempo giusto. Stiamo friggendo anche il muso? Sì, perché... Dopo vediamo l'impiatto. Immagino che sia un piatto molto scenografico, molto bello. Un piatto al quale tu sei legato particolarmente, me lo stavi raccontando prima. Sì, sì. È un piatto molto importante perché nelle festività o nelle cene importanti, sì. Questo è un piatto dove non si può mancare. Che ecco. Non può mancare, insomma. Sì. Quindi appartiene proprio alla tradizione cinese, sì. Autentica. Da ristorante, ovviamente. Da ristorante, perché okay. Questo è un piatto... Piatto delle feste, possiamo chiamarlo, sì. Così. Il piatto delle feste cinesi. Questo... Guardate Jin Hua com'è dedito alla frittura della nostra spigola, com'è attento. Il taglio è molto... È molto particolare, bisogna fare molta attenzione anche nella frittura. Ecco, poi mentre magari Jin Hua continua a friggere la spigola, illustraci quelli che sono gli altri ingredienti. Sì, gli altri ingredienti abbiamo
un po' di carote e frigidelli, sempre, sì, per dare una consistenza diversa rispetto al pesce, okay, anche per dare un po' di colore, sì, particolare. Poi abbiamo qua abbiamo porro tagliato, mescolato anche con coriandolo. Ah, il coriandolo, te lo volevo chiedere se era coriandolo, perché il coriandolo assomiglia molto al prezzemolo, ma il prezzemolo non è. Sì, è molto forte. Molto forte. È uno di quelli... Quelle piante che o lo ami o lo odi. Esatto. Sai che, allora, ti faccio una confidenza. Io ho origini sudamericane. In Venezuela, ho mio padre che è venezuelano, e anche lì il coriandolo si usa veramente tantissimo. Lo mettono ovunque ed è proprio come dici tu, o lo ami o lo odi, perché è molto, ha un sapore molto invadente. Sì, molto invadente. Bisogna utilizzare con delicatezza. Esatto, bisogna saperlo utilizzare. Poi abbiamo anche un po' di pinoli. Utilizziamo un po' di pinoli. Sì, sono tostati, vero? Sì. Un concentrato di pomodoro, che ricordiamo che il pomodoro è arrivato in Cina con i portoghesi. Pomodoro non è cinese, come non è nemmeno italiano, però è americano il pomodoro. Sì, sì, il pomodoro sudamericano. Viva Cristoforo Colombo, che ci ha fatto scoprire il pomodoro, la patata, insomma, tanti ingredienti fondamentali. Fondamentali, che il pomodoro è stato portato in Cina proprio grazie ai portoghesi. Così è stato portato anche in Italia dai portoghesi. Ecco, vediamo... Non so se sapete questa storia. No, non la so questa storia. Perché considera. Da quello che ho saputo, a Napoli il pomodoro viene chiamato proprio con il nome portoghese, tipo Portogallo, non vorrei pronunciare male il nobile. Sì, ha un suono molto simile proprio come portoghese, chiamandolo e ricordando che il pomodoro è stato portato dai portoghesi. Anche in Grecia ha lo stesso un nome molto simile. Dai. Tutto qua. Cerchiamo di utilizzare tutti gli ingredienti che ci arrivano. Questo rafforza un po' il concetto che stavamo dicendo anche nelle puntate precedenti, sì, cioè l'importanza del confronto in cucina, queste contaminazioni positive tra la cucina italiana, cinese, sì, cioè è bello veramente lasciarsi ispirare dalle altre culture, perché possiamo solamente imparare ed arricchire. La storia ci insegna questo, perché poi tanti prodotti sono stati portati in Italia o in Cina attraverso altri viaggiatori che venivano da altre culture e ci hanno fatto conoscere ingredienti meravigliosi. Cosa qui, sta facendo di qui qua? Stiamo facendo la salsa base, okay, una salsa agrodolce fatta sul momento. Quindi pomodoro? Abbiamo utilizzato, sì, il pomodoro, il concentrato di pomodoro, zucchero, un po' di sale, aceto di vino, questo aceto bianco, okay, in questo caso, e un po' di olio aromatizzato, okay, fatto precedentemente. Adesso andiamo a saltare, abbiamo messo anche un po' di fecole di patate, okay, per dare un po' di intensità alla salsa. E adesso andiamo a ritare un altro. Io sono incantata da quanto è bella quella spigola fritta in quel modo. Ah, quindi aggiungiamo le carote tritate sottilmente e il peperone friggitello, sì, alla nostra salsa. Sì, vengono tagliati diciamo a granelli, perché sì, dopo questi granelli andranno a infilare tra i tagli che abbiamo fatto, okay, del pesce. Anche per questo è fondamentale il taglio, è molto importante, deve essere molto profondo, in modo tale che la salsa possa entrare, però non deve essere nemmeno troppo profondo il taglio, perché se andiamo oltre, andiamo a rompere la pellicina, mentre durante la frittura si spalpola tutto, okay, cioè quindi si rompe, quindi bisogna essere molto precisi, sì, in questo. Questo infatti è uno dei piatti fondamentali della tecnica di cottura per tutti i chef, non solo della cucina di questa scuola culinaria, ma per tutti i chef, okay, è un esame d'ingresso per poter cucinare in modo autonomo al ristorante. Giun, ma tu cucini? Ancora, cioè, cucino a casa per la mia ragazza. Ti piace cucinare? Sì. Ah, che fortunata, però, la tua ragazza. Però come professione è un'altra cosa, cioè, sì, cucino sì. Però... Beh, hai imparato sicuramente, perché Jin Hua è bravissimo, è un grande maestro, quindi sicuramente tu avrai ereditato questa grande capacità. Ho ereditato più che altro la passione. Sì, una buona forchetta. Una buona forchetta. Allora, questa è una grande cosa che abbiamo in comune io e te, Jun. Anch'io sono una gran buona, buonissima forchetta.
Ma quanto è bella la spigola. Ma questa non l'abbiamo spinata, no? Ci sono ancora... No, abbiamo tolto tutte le spine. Tutte le spine? Sì. Oh mio Dio, e come avete fatto a toglierle senza romperla? Incredibile. È molto particolare il taglio e qua serve... Ci vuole tanta pazienza e tanta manualità. Sì, che abbiamo dovuto fare un po' prima perché ci vuole molto tempo. Molto tempo. Ok, adesso che si fa? Possiamo impiattare? Che a casa in realtà possiamo fare una cosa simile senza mantenere il pesce intero, possiamo anche utilizzare magari... I trancetti? Sì, trancetti oppure filetti di pesce già spinati e facciamo dei filetti di pesce in salsa agrodolce. Ma guarda che bella! Qua andiamo a mettere, come per tradizione, sì. una balletta. Perché il pesce simboleggia il drago, porta fortuna. E quando il pesce esce fuori dal mare, bello. Dall'oceano, cioè il drago quando esce dall'oceano, e ti porta qualcosa di fortuna, qualcosa di positivo. Io voglio chiamare il nostro Franco vicino a noi adesso perché questa purtroppo, ma solamente per il momento, è l'ultima puntata. E cosa ti fa pensare quel pesce con quella cosa in bocca? A me fa pensare a una cosa che facciamo anche in Abruzzo, ma con un altro animale. Sì, facciamo con il maiale. Con il maiale, noi lo facciamo con il maiale. Ma questo piatto è meraviglioso. Stupendo, quanto è bello. Straordinario. È una cosa... Tecnica... veramente incredibile. È invitante pensare che quello possiamo mangiare, lì non ci sono spine, cioè già questa cosa mi... è una cosa meravigliosa. Sono rimasto veramente affascinato da questo piatto. E come si fanno a rimanere affascinati da questa cultura dalla quale abbiamo veramente tantissimo da imparare? Da imparare, veramente. L'autenticità cinese, tutta qui oggi da Mamma Rossa. Adesso che sta facendo? Adesso stiamo completando la salsa. Abbiamo finito praticamente. Sì. Tutte le salse dei piatti cinesi vengono sempre preparate sul momento, non vengono preparate. Che bello! Quanto è invitante questo piatto, Jun. È molto... In realtà Songshu ha anche un significato, Songshu significa scoiattolo, perché ha lo stesso colore dello scoiattolo. Infatti, adesso sì. Jinhua, i miei complimenti, bravissimo. Bravissimo Jinhua. Jun, io sono un po' nostalgica adesso perché questa è l'ultima puntata che facciamo insieme, però ci prometti che tornerai a fare qualcosa per noi? Assolutamente. Sarete sempre i nostri ospiti su Chef in Cucina e ovviamente penso che per il nostro amico Franco sia sempre un grande piacere. Allora. Un grande piacere avere te, Jennifer, qui e soprattutto ospitare amici da qualsiasi parte del mondo. Sì. Per imparare insieme. Sì. Grazie Franco, grazie Jinhua, complimenti, grazie Jun e che dire, Franco ovviamente mille grazie anche grazie a te a voi. E vi aspetto grazie. Tutti i giorni su Rete 8. Grazie. I chiodi di garofano hanno delle proprietà antisettiche e anestetizzano localmente, in più stimolano la circolazione e aiutano anche a stimolare la mente.